Pietro, il focus della giornata si inserisce assolutamente in pieno nella situazione che abbiamo visto tutti in questi giorni sui mercati. Eccolo qui, indice azionari, fine del rimbalzo. L'Europa, partiamo da qui, ha messo a segno quattro chiusure in rialzo consecutive e quindi ci si stava un po' interrogando, no? Sul fatto che il trend di mercato potesse cambiare. In realtà la maggior parte degli analisti, e quindi poi voglio dare subito la parola a te, ha parlato appunto di rimbalzo, o meglio di rimbalzo. E ieri la chiusura è stata debole, insomma, siamo già alla fine di questo rimbalzo, se questo è stato. Ma dobbiamo considerare che il trend di mercato è un trend dominante ribassista, quindi rimbalzi ci stanno, ma sono rimbalzi cosiddetti contro tendenza primaria e vanno utilizzati, direi sapientemente, per andarsi ad agganciare al treno appunto direzionale portante che è un treno ribassista. Per quanto mi riguarda, quindi non mi dispiace vedere il mercato rimbalzare. Il rimbalzo attuale, soprattutto su Milano, è stato davvero molto ben strutturato perché in un momento di grande volatilità, nei giorni scorsi, ha realizzato un perfetto doppio minimo. Teoricamente avrebbe un target obiettivo in zona 22.000, però il motivo e il tema della nostra riflessione di oggi è stare attenti a non esaltarsi, cioè non si vuol dire che il rimbalzo è finito, esaurito, che il mercato adesso ritorna a crollare. Io non mi aspetto scenari di questo tipo. Però è bene ricordare a chi magari si esalta un attimino perché vede per 4 giorni di seguito i mercati recuperare che questo è un rimbalzo da ipervenduto in uno scenario macroeconomico che non è assolutamente cambiato rispetto ai riferimenti precedenti, con un'inflazione che non riusciamo a controllare, con le banche centrali che coerentemente manterranno un approccio abbastanza duro e aggressivo. E quindi onestamente i motivi per un qualcosa che vada oltre il rimbalzo del pervenduto e si trasformi in un'inversione strutturale, a mio parere non ci sono. Ragion per cui, come buon senso insegna, sulle fasi di rialzo, come è stato lo splendido biennio 2020-2021, si compra la debolezza, nelle fasi di ribasso si vende la forza. Fatevi rimbalzare e andate al ribasso. D'accordo, vogliamo condividere qualcosa, Pietro? Assolutamente Ok, sì. così In vediamo questo caso più nel forse è dettaglio. anche abbastanza evidente la dinamica. Mi piace molto ad esempio come si sta comportando un indice che pochi guardano, che è il Russell 2000, perché è stato tecnicamente, si è mosso in maniera eccellente. È un indice che quota 2000 aziende a media capitalizzazione sul Dow Jones, quindi sicuramente, scusatemi, sul mercato americano, sicuramente meno manipolabile di altre strutture come il Dow Jones che ne quota 30 o addirittura il Nasdaq solo 100. E quindi quando questo indice si muove lo fa evidentemente evidenziando una pressione distributiva o una pressione in acquisto molto diffusa. E la cosa che mi ha colpito qualche giorno fa è stata graficamente la perfezione di questa struttura, perché quando c'è stata la prima dinamica di crollo molto aggressiva, giovedì scorso anche, siamo andati a ritrovare una vecchia trend line di resistenza che oggi funge da supporto, un grande pullback. In concomitanza c'era anche un pullback su una dinamica resistenziale ribassista, ma la cosa più carina, che peraltro l'altro giorno mi ha portato un po' ad allarmare i miei followers, è stata questa: il Russell 2000 2 giorni fa, con precisione, lo vedi Manuela, davvero estrema, banalmente tirando una trend line di resistenza, è andato ad impattare sulla sua resistenza di breve ed è ritornato a scivolare verso il basso. E lo ha fatto, direi, anche con una discreta velocità di azione, con buoni volumi sviluppati. Quindi il mercato è ostacolato da queste resistenze, le sente, le vede, reagisce di conseguenza e Francoforte, ad esempio, non è da meno. Anche Francoforte ha uno scenario, non dimentichiamo la perfetta struttura tecnica con cui Francoforte si muove da inizio anno, un doppio massimo perfetto a inizio anno 2022, l'inizio della discesa, una dominante ribassista di lungo e credo sia abbastanza percettibile come ogni volta che abbiamo avvicinato questa resistenza, le decelerazioni o se preferite le vendite sono state molto ma molto violente. Siamo ancora lontani dall'arrivarci. Ma scalando un attimino di time frame e portandosi sull'H4, io ieri ho visto che il DAX rompeva area 12.800 e ho aperto posizioni short. Non perché sia un livello resistenziale particolarmente significativo, il grafico è di medio breve termine,
Ma semplicemente perché in concomitanza con questo breakout c'era anche una divergenza ribassista, il che mi ha portato appunto a pensare, per ora sembra una buona pensata, che i mercati siano probabilmente arrivati sulla dinamica di a lungo attuale e possano ritornare a muoversi. Vedete che bella teorica struttura di trading range che il mercato potrebbe continuare a percorrere per diversi mesi. Quindi non mi aspetto crolli particolari perché tutto ciò che di negativo dovevamo conoscere, salvo qualcosa di particolare che spero non conosceremo, è No, noto. esatto, a meno che di notizie che non possiamo prevedere in questo momento, insomma, il senso è questo. Ok. Esatto, cioè purtroppo relativi al conflitto, insomma, non voglio neanche pensarci, onestamente, ma sul fronte macroeconomico ciò che dobbiamo conoscere lo conosciamo. I mercati vivono di aspettative, le aspettative si riflettono nelle quotazioni e secondo me il mercato è coerente con quello che è lo scenario esterno e probabilmente oscilleremo up and down per diversi mesi prima di ritrovare degli elementi che possano portare a un'inversione della tendenza, altrimenti il mercato soffrirà sempre dopo dei rimbalzi più o meno consistenti e ritornerà a scendere. Ok, potrebbe essere giusta l'espressione in questo momento, poi dopo domani probabilmente potremmo trovare un'altra dei mercati che sono un po' in stand-by, appunto, visto che il trend è ribassista, rimbalzo che può avvenire, però di fatto insomma, un po' in stand-by in attesa di capire che cosa potrebbe cambiare. Sì, sono d'accordo. Peraltro ieri, guarda Manuela, io di solito guardo l'orticello di casa, no? Quindi quello che faccio, come investo e via dicendo. E ieri mi sono divertito un po' con Excel a fare delle statistiche personali e ho cercato dei benchmark, quindi mi sono confrontato con altri mercati. E io ho notato, e onestamente non me ne ero reso conto, perché poi guardo i grafici, ma le percentuali sono meno importanti, che la maggior parte dei mercati, quindi la borsa italiana, da inizio anno perde il 24-25%, lo stesso lo Standard & Poor's, Sì. addirittura anche una borsa tradizionalmente e storicamente meno volatile come lo SMI Index, la borsa svizzera, perde il 25%, e soprattutto perché uno a questo punto pensa, secondo gli schemi oramai un po' vetusti, beh, le borse scendono, l'obbligazionario sta andando, no, il decennale italiano perde il 25% da inizio anno, il BTP. Quindi intendo dire oggi per i risparmiatori grandi alternative al rischio non ce n'è, ma il problema è che in questo momento, come regole macroeconomiche recitano, il rischio non può salire in presenza di dinamiche di rialzo dei tassi di interesse. Quindi bisogna andare sull'alternativo, il che non mi dispiace per evidentemente le mie Ok. caratteristiche Certo, eh sì, appunto, operative. esatto.